Ufficiale di campo, Valentina Romano di Salerno, Fiorentino Napolitano di Benevento, Maria Dall'Angolo di Avellino e Luca Riccio di Agripalma. Basket Roma, con il numero 1, Revista, con il numero 5, Luca Giorni, con il numero 7, Fantini, con il numero 8, Ferruccio, con il numero 9, Benini, con il numero 10, Preziosi, con il numero 11, Accani, con il numero 12, Cenci, con il numero 13, Lami, con il numero 14, Brandimante, con il numero 15, Manocchio, con il numero 20, Bossi, Coach, buongiorno. Omex Silver Riders Battipaglia, con il numero 0, la Puerta la Guardiola, con il numero 4, il capitano Las Vegas, con il numero 6, la Cavaliera del Torero, Martina Comellessa, con il numero 11, la Piuma d'Acciaio, Francesca Evangelista, con il numero 13, la Speranza, Fabiana Prete, con il numero 15, effetti speciali, Justin Nardoni, con il numero 17, l'influencer Giulia Milati, con il numero 18, la Costello, Benedetta Chiovato, con il numero 19, la Fata Turchina, Maria Pia Ferrara, con il numero 33, la Fortezza, Agnese Gianangeli, con il numero 34, la Governa, Sara Cavallo, con il numero 44, la Mas, Chiara Rastuzzi, e la preparina capitale della lista, Francesco Rosano, il coach la schiaccia, scusate il bisogno, il coach, fuori granata, fate linea di pace, adesso tutti i piedi per l'inno nazionale italiano. E allora entriamo in diretta dal Palazzauli di Battipaglia per la finale, terzo e quarto posto, ultima giornata delle finali nazionali Under 19.
In campo ci sono la Omeps, Silo Trailers, Battipaglia e le campionesse d'Italia del basket a Roma, che con oggi lasceranno il titolo nelle mani o di Campobasso o di Costa Masnaga. Alcune curiosità prima di iniziare queste finali, questa finale per il terzo e quarto posto. Battipaglia nelle ultime 8 partecipazioni, 2 scudetti under 20, una coppa italiana, 3 secondi posti, un terzo posto e 2 quarti posti, senza contare quello, la finale di oggi. Mentre per quanto riguarda il basket Roma, logicamente considerando un po' tutte le categorie delle finali nazionali, basket Roma invece 9 partecipazioni alle finali nazionali, vanta 5 scudetti, un under 14, 2 under 15, un under 17 e quello dello scorso anno con l'under 19, e ha in leghissa fresca di convocazioni nazionale, diamo il benvenuto anche a Kevin Cusenza, che ha preso ieri, caro Kevin, 19 rimbalzi totali, il massimo di questa competizione. Intanto buon pomeriggio Kevin. Buon pomeriggio a tutti, buone finali a tutti. L'abbiamo detto 100 volte ieri, non vorrei sembrare ripetitivo, super leghissa, super leghissa. Noi non avevamo le statistiche, ma vedevamo un incredibile apporto a livello di energia, a livello di voglia, a livello di tutto. Secondo me è meritatissima la convocazione in nazionale. Sì, meritatissima per super leghista, continuiamo a chiamarla con ormai questo soprannome. Super leghista rimane super leghista. Abbiamo dato 2 soprannomi, super leghista e il mastino Belluzzo. Vediamo oggi, coach, buongiorno. Io penso che alla fine la metterà anche su Gianangeli, su chiunque la metterà. Sì, scherzi a parte, impronta difensiva di Belluzzo, che fa della difesa il punto di forza, anche del tiro da fuori, l'abbiamo vista più volte segnare da 3 punti. Vediamo come approcceranno le squadre. Vedo tanti sorrisi in campo, sicuramente è una partita dove la tensione si sente meno rispetto al primo e secondo posto, però nessuno vuole perdere, ma nessuno vuole arrivare quarta. Meglio un terzo posto che un quarto posto. Allora, gli arbitri dell'incontro: il primo arbitro il signor Gabriele Occhiuzzi di Trieste, il secondo arbitro la signora Irene Frosolini di Grosseto. I quintetti: coach Di Pace mette col numero 0 Pragliola, con il numero 13 Prete, con il numero 33 Gianangeli, la novità in quintetto, la numero 44 Mastursi e la numero 4 Lombardi. Per Roma, poi ti lascio il microfono, il classico quintetto leghissa, con il numero 1, con il numero 7 Fantini, che riceve, realizza subito, anzi no, gliel'ho portata già male. Fantini col numero 7, Preziosi con il numero 10, con il numero 11 Capitan Aguilar e con il numero 15 Manocchio. Al te, Kevin. Sì, primo errore, vediamo super leghista provare a marcare Praiola, ottimo scivolamento difensivo, palla persa. Sì, c'è una novità nel quintetto di Battipaglia, intanto Roma sbaglia un altro appoggio. Allora faccio, parto subito con una battuta. Il grande assist di Tonia Praiola per Benedetta Aguilar, fino all'anno scorso compagne di squadra, infatti Praiola è detentrice del titolo, la tripla di Lombardi. Eh sì, Praiola l'anno scorso con Basket Roma, in quel di Campobasso, ha vinto lo scudetto, quest'anno a Battipaglia. Sì, magari ha visto una faccia conosciuta, le ha passato il primo pallonetto, te la passo il primo, poi basta. Anche perché poi, sfortunatamente per Roma, ma fortunatamente per Battipaglia, Aguilar ha sbagliato da sotto. Un minuto di gioco, 3-0 Battipaglia, la tripla del capitano di Battipaglia per aprire il gioco. Palla recuperata da Fabiano Prete, che lotta, arriva fino in fondo e ne fa 2. 5-0 Battipaglia, forse un po' troppo rilassata Roma. Un po' troppi sorrisi, vediamo. Coach, buongiorno, che ridere non sorride, poco. Che non sorride affatto. Preziosi la tripla da 3.
che realizza il meno 2. Mastursi serve Prete, ancora Fabiana Trepe corta, gli è mancato proprio l'appoggio delle gambe su questo tiro, Kevin. Sì, diciamo che ha tirato da molto lontano, intanto cost to cost di Fantini, la più alta in campo, nonostante ciò ottimo palleggio per la numero 7. 5-0 Battipaglia, 5-0 Roma, non cambia nulla perché è parità al Palazzaoli. Praiola lo scarico per Lombardi direttamente fuori, chiedeva una spinta la numero 0 di Battipaglia. E riparte Roma. Anche oggi pubblico delle grandi occasioni qui al Palazzaoli, palla persa. Quando gioca Battipaglia c'è sempre un gran pubblico, poi questa è una finale, quindi tutti i genitori presenti qui. Tanto Gianangeli sposta Aguilar, però non riesce ad appoggiare, riparte Fantini. La cosa strana che è mancato, cioè Gianangeli era praticamente addosso ad Aguilar, ma Fantini, che era lì vicino, non ha dato nessun aiuto ad Aguilar, ha detto ti faccio sbagliare da sola. Ma forse è proprio questo che ha ingannato la 33, Kevin. Può essere, si aspettava un aiuto, magari si aspettava un contatto, il contatto non è arrivato, il tiro è stato un po' lungo. Lombardi ferma il palleggio, serve Mastursi, ancora Gianangeli che attacca Preziosi, Preziosi gli sporta via la palla. E l'atteggiamento intanto è 7-0 Roma con il canestro di Manocchio. Roma avanti di 2. La stanno marcando le due più piccole, non Leghissa, che adesso si è messa giù su Gianangeli, non Fantini. Per due volte nei cambi sia Aguilar che Preziosi hanno accettato lo scontro con la numero 33 vincendolo. La tripla sbagliata adesso di Lombardi. Due volte cambio difensivo di Roma che vince, che vince la battaglia in difesa nonostante due piccole, scusate, a marcare la numero 33. Intanto sbaglia l'appoggio Fantini, rimbalzo di Leghissa che subisce fallo. Il fallo è di Prete ed esce Praiola. Un pochino frastronata Praiola davanti alle proprie ex in questo momento, ma sappiamo le qualità di Tonia Praiola sono altissime. Attacca nuovamente Roma, la tripla realizzata Kevin, Manocchio ne segna gli ultimi 5, 10-0 di parziale Roma ancora aperto. Sì, parziale di Roma aperto 10-0. Dopo un buon avvio sono un attimo fermate le ragazze di Battipaglia. Prete attacca Aguilar, si cerca e si trova Gianangeli che realizza da sotto e chiude il parziale di Roma. Adesso Battipaglia deve essere bravissima con Gianangeli, dato che è uscita Fantini dalla partita, ad attaccare l'area. Che provando a caricare di fare anche Leghissa. Che è una, non può marcare tutte. Intanto vedremo, secondo me, un grande scontro da due rimbalziste fenomenali come Leghissa e Gianangeli, due giocatrici che in questa finale scudetto, in queste finali scudetto mi sono piaciute tantissimo per intensità e attitudine. Intanto succede di tutto in mezzo all'area, in 5-6 giocatrici a terra, palla 2, palla Battipaglia, credo. È stata bravissima qui Chiara Mastursi nel penetrare e vedere il taglio di Lombardi verso il canestro, però la palla gli arriva troppo bassa e quindi gli finisce poi sulle gambe e poi si è creato quel monte di ragazze che hai visto Kevin premiare l'attacco di Battipaglia con 9 secondi sul cronometro dei 24 per chiudere questa azione a 5-16 dalla fine del primo tempo. Nardoni non so se l'ha fatta apposta. No, aveva visto un taglio di Gianangeli completamente aperto e poi Nardoni gran palla a Gianangeli. Non viene sfruttato questo grande assist di Nardoni, forse c'era un contatto. Per c'era. Adesso gli arbitri, come in tutto il torneo, lasciano stanno andare. Lasciando correre. Allora, noi lo diciamo adesso ufficialmente, vogliamo fare realmente i complimenti
agli otto arbitri di queste finali nazionali. Ancora un tentativo di palla schiacciata a terra. Bernardoni la intercetta a Manocchio, rimessa a Battipaglia. Battipaglia che sta correndo tanto. Prete contro Preziosi, l'attacca, si trova davanti Cenci, serve Gianangeli che dalla sua posizione sbaglia, la palla finisce nelle mani di Aguilar. Bravissima Nardoni a mettersi davanti e a creare confusione. Aguilar perde palla, palla Battipaglia, 4:31 da giocare. Sì, Nardoni aggressiva, rimbalzo d'attacco, la palla era già nelle mani di Aguilar, però mettendo pressione induce all'errore Aguilar, poi Prete dietro il blocco prova la tripla, non va, 7-10 per Roma. Il rimbalzo ormai non lo diciamo più chi l'ha preso, la tripla di Preziosi sbagliata, non voglio dire nemmeno adesso chi ha preso il rimbalzo perché l'ha preso sempre lei, superleghista, che stavolta però si fa portare via il pallone. Gianangeli serve Lombardi, non si fida del suo tiro da tre, serve poi Nardoni che attacca Manocchio, la sfida tra il numero 15, sbaglia Nardoni, nonostante lei ha preso il rimbalzo però pesta la linea bianca, la palla ritorna nelle mani di Battipaglia. Era fuori, sicuramente la voglia. Allora Leghissa vuol far vedere che la convocazione nazionale se l'è meritata tutta, sta continuando a prendere gli rimbalzi offensivi, difensivi, lei attacco difesa non gli interessa, la palla arriva ancora però a Gianangeli, gran palla di Prete che col contagiri, perché era arrivata Fantini in aiuto, la palla perfetta a Gianangeli con un ottimo movimento, ma ci ha deliziato ieri dei suoi movimenti in post basso. Meno uno. Leghissa da tre e se segna anche questa. Anche ieri ne aveva messa una frontale. È una giocatrice che fa sempre la cosa giusta nel momento giusto. 13-9 Roma dopo il 4-0 di Battipaglia. Per il momento si vive di parziali. Prete sbaglia. La palla viene presa da Fantini che si ferma. La mette nelle mani sagge e sapienti di Preziosi. La palla è a Manocchio. Si muove Fantini che attacca Lombardi. Fa finta, il tiro è sbagliato. Praiola, c'è il fallo di Praiola. Primo fallo di Tonia Praiola. Due falli Battipaglia, 0 Roma. Esce Prete. Prete, secondo me, ha un piccolo problemino al polpaccio perché la stiamo vedendo che si allunga. Si continua a fare stretching. Ricordiamo che è il quinto giorno consecutivo. Qualche piccolo acciacco ci sta. Poi una finale è una finale, quindi a livello mentale vuoi giocarla, però può starci qualche acciacco. Entra Sara Cavallo al posto di Prete. Cavallo cerca e trova Gianangeli. Il fallo è di Manocchio, non dovrebbe esserci continuità, rimessa in attacco per Battipaglia. Credo che la Fabiana Prete abbia piccoli risentimenti, ma più altro dovrebbero essere crampi. Praiola, Bernardoni, Cavallo per Gianangeli. La palla però è corta, o anzi storta. Intanto palla Leghissa che spara un'altra bomba, stavolta errata. Rimbalzo di Gianangeli. Oggi Gianangeli la sto chiamando in tutti i modi, Gentiloni. Rimbalzo o di Gianangeli o di Leghissa. Sì, anche perché sono tra le migliori rimbalziste del torneo. Lombardi spara l'altra tripla. 6 per Lombardi, meno 1 Battipaglia. Ricordiamo, Kevin, che per molte di queste ragazze queste sono le ultime finali nazionali, tra cui il capitano di Battipaglia,
Ilaria Lombardi, che vorrebbe chiudere queste finali nazionali nel miglior modo possibile e, perché no, regalando il terzo posto a Battipaglia. Una medaglia è pur sempre una medaglia, soprattutto contro un avversario che magari per gli esperti del settore, se a inizio torneo chiedevamo come potrebbe finire un'eventuale finale tra Battipaglia, intanto palla recuperata di Gianangeli che ne fa sempre una più del diavolo. Comunque dicevo, gli esperti prima di questo torneo magari dicevano una netta vittoria a favore di Basket Roma, quindi per Battipaglia potrebbe essere una cosa molto positiva e un motivo di vanto battere le campionesse d'Italia in carica. La tripla di Manocchio. Io ti dico una cosa in più invece, da quel che ho percepito sempre da quelli più esperti di noi, caro Kevin, almeno sicuramente più esperti di me, sbaglia Cavallo, fallo di Cavallo su Aguilar. Battipaglia non era nemmeno, non dico considerata, candidata ad arrivare tra le prime quattro. Quindi chi ne sa più di me sicuro. Quindi davano comunque tra le prime tre sicure Costa, Campobasso e Roma. La quarta si doveva trovare tra Oro Rosa, Bergamo, Sisters e Battipaglia. C'è finita Battipaglia, che vorrebbe migliorare la posizione dello scorso anno. Ancora Fantini realizza. Gran canestro di Fantini, ottima difesa di Gianangeli, molto competente, meglio l'attacco. Più 6 però per Roma, attacca Nardoni, Manocchio gli chiude lo specchio, non tira. Aguilar porta a spasso la palla, serve Manocchio che spara la tripla e per poco non c'entra il bersaglio grosso. Finisce quindi il primo quarto, Roma avanti di 6, 18 a 12. Caro Kevin, vediamo intanto la tripla. Prima di continuare, di lasciarti la linea per l'ultima volta nelle serate, le prossime date delle finali nazionali le ricordiamo, partendo dal 29 aprile al 5 maggio a Chiusi di Chiangiano, l'Under 19 Eccellenza maschile, l'Under 15 femminile dal 13 al 19 maggio a San Vincenzo, l'Under 17 femminile dal 27 maggio al 2 giugno a Roseto degli Abruzzi e l'Under 15 maschile Eccellenza dal 3-9 giugno ad Anagni. A te la parola. Sì, vediamo come in questo primo quarto il punteggio sia un po' più alto rispetto alle partite di ieri. Questo un po' perché ieri era un dentro fuori una qualificazione alla finale, un po' perché comunque, l'abbiamo detto prima, la finale terzo, quarto posto, sicuramente a livello emotivo è un po' meno impegnativa. Intanto 50 secondi a inizio del secondo quarto, vediamo subito i quintetti. Battipaglia entra con il numero 44 Mastorsi, con il numero 18 Chiovato, il numero 33 Gianangeli, numero 0 Praiola e numero 13 Prete. Il quintetto di Roma vediamo adesso che entra in campo. Ho dato il quintetto di Battipaglia perché era in campo, dobbiamo dare quello di Roma. Il quintetto di Roma è col numero 7 Fantini, il numero 11 Aguilar, il numero 15 Manocchio, il numero 12 Cenci e la numero 20 Rossi. E ripartiamo con Manocchio, che rimetterà la palla in gioco per il Basket Roma. Più 6, servita Aguilar. Manocchio, Fantini, c'è infrazione di passi.
Gianangeli rimetterà la palla in campo, servendo Prete che è ritornata in campo. Mastuzzi esce, riceve Chiovato, attacca la 18, torna indietro Mastuzzi, si cerca Gianangeli però è costretta ad allontanarsi dal pitturato, attacca Fantini, Gianangeli si gira e il gran canestro di Gianangeli, sesto per lei. Noi siamo in un posto dove vediamo bene questa posizione di post basso di centro area. Hai visto come sulla virata ha usato benissimo il gomito appoggiandolo al fianco di Fantini per, diciamo, costruirsi quei 30-40 centimetri, intanto vediamo la tripla di Praiola non va, per costruirsi quei 30-40 centimetri per evitare la stoppata e le lunghe braccia di Fantini. Prete non si accorge del mismatch tra Gianangeli e Aguilar, la palla viene data a Praiola che sbaglia da tre. Aguilar, eccola qui, la tripla di corsa sbagliata, il rimbalzo di Gianangeli. Si stanno aumentando un po' di più i ritmi, peccato oggi non avere, io spero di riuscire ad avere qualcosa di rimbalzi tra Leghissa e Gianangeli. Il Lami sbaglia da sotto, la palla arriva a Fantini che sbaglia, abbiamo il coach davanti, Prete recupera la palla, anzi era Manocchio, non Lami, che Lami non è in campo. Mastuzzi serve Gianangeli, una brutta palla, due brutte palle per Gianangeli. Quella di prima di Prete e quella di adesso di Mastuzzi. Quindi time out. Vediamo se è stato coach di pace o non so se hai visto chi ha chiamato time out, Kevin. No, assolutamente no, credo però, anche perché il primo, se non sbaglio, secondo è il secondo, quindi bisogna attendere il secondo. Bisogna attendere chi ha chiamato Battipaglia il time out. Non è contenta di pace delle ultime due azioni. .8 e .09 da giocare e più 4 Roma. Sì, più 4 Roma. Vediamo come ritorneranno in campo le due squadre, intanto guardiamo i quintetti, entra Lombardi, esce Gianangeli, quindi abbassa il quintetto coach di pace. E in questo momento da 5 dovrebbe giocare, perché in passato lo ha fatto, eh. O Lombardi che ha giocato da 5. Incredibile. E o Mastuzzi. Credo che sia Mastuzzi da 5, infatti la vediamo accoppiarsi a Fantini. Però ti assicuro che Lombardi in passato quintetto ha giocato da 5. Attacca adesso Roma con Cenci, sfrutta il blocco di Fantini. Ancora Aguilar, la palla arriva a Manocchio che sbaglia, Praiola recupera il rimbalzo. Non vede maglie bianche, va da sola, si deve fermare, la palla a Prete che spara la tripla realizzata. Sì, gran palla di Praiola che fa tutto il campo, poi di solo con la mano sinistra dal palleggio vede Prete completamente libera. Adesso il pallone arriva sotto a Fantini, qua è brava Praiola ad alzare le braccia, ancora un intervento di Praiola, la rimessa sarà per Roma. Praiola vuol far vedere alla sua ex squadra che comunque è una giocatrice che può fare queste partite, ma noi la conosciamo benissimo da quando giocava a Cercola. Poi vuol far vedere alle compagne, ma soprattutto al coach, ma non è una
una cosa brutta, no? Che lei è comunque merita. Ma è sempre bello quando affronti una squadra dove giocavi l'anno scorso, vuoi sempre ben figurare, diciamo. Ovvio. E questo era questo il mio intento. Anche perché Bragiola si è lasciata comunque bene, ma se non erro è in prestito a Battipaglia, quindi la tripla di Lombardi sbagliata, il rimbalzo è di Cenci. È entrata il Mastino, però sbaglia da sotto. Nardoni, adesso c'è un po', come è giusto che sia, un po' di frenesia in campo. Chiovato, bam, palla schiacciata a terra di Chiovato. La palla però viene toccata da Fantini, la tripla di Nardoni è sbagliata, Chiovato la tocca, Aguilar la prende. Attacca Roma. Con Preziosi si cerca e si trova Fantini, c'è Praiola su Fantini, la conosce benissimo. Roma fa girare palla, Aguilar la sbaglia, Lombardi la prende. E chi c'è su Lombardi? Chi c'era su Lombardi? Il Mastino Belluzzo. Credo proprio di sì. Praiola, serve Chiovato che attacca, si gira contro Cenci, alza la parabola, è in controtempo Nardoni, è bravissima Mastursi, ma Fantini la porta, spazza via, Lombardi la recupera, serve Mastursi. Attenzione perché rimane a terra Mastursi, dice però tranquilli, è tutto a posto. Qui Lombardi voleva regalare questi due punti a Mastursi. Esce Lombardi. Per fortuna nulla di grave per Mastursi. Sì. Gesto di altruismo di Lombardi che vede avanti Mastursi. Ma che però di solito si fa così. Giustamente. Mastursi però stava ritornando verso la difesa, quindi si è un attimino sbilanciata, assessore, infatti sta risentendo proprio alla coscia la numero 44 di Battipaglia. Preziosi attacca, torna indietro, palla nelle mani di Cenci, 13 secondi per chiudere l'azione, 5:23 il primo tempo, più 1 Roma. Leghissa è ritornata in campo, Cenci, 2 secondi, il tiro è sbagliato. Gianangeli si fa subito sentire, guarda chi c'è su Gianangeli, Kevin, il Mastino, e rimane su di lei, nessuno la cerca, nessuno la vede, la prende adesso Gianangeli, c'è il fallo di Belluzzo, difesa super competente d'anticipo di Belluzzo, che ovviamente come tutte le difese 4 quarti c'è bisogno di un aiuto sul lob che arriva in ritardo, poi prova a metterci una pezza ma fallo. In un mio roster ideale una giocatrice come Belluzzo la vorrei sempre. Sì, non parla mai, non fa mai una faccia, è sempre pronta a lottare, intanto primo tiro libero avversario, lotta sempre, e poi se non sbaglio è anche più piccola, è sotto età, quindi ottima giocatrice. 2-2 di Gianangeli, arriva a 8 punti, Battipaglia più 1. Preziosi. Poi a proposito di giocatrici che vorrei in squadra, appena c'è un attimo di pausa ti faccio una confidenza. Fallo è di Chiovato. Il fischio di Irene Frosolini permette a Roma, che stava in difficoltà, la pressione di Battipaglia era enorme. Leghissa attaccata da Gianangeli, stavolta però è quasi Gianangeli a portar via la palla, si lotta. Ecco, questo è il momento adatto per farti questa confidenza. Ieri mi è stato chiesto per me chi sono le quattro lunghe che vorrei nella mia squadra di queste finali e io ho detto ovviamente Piatti come pivot, come lo dire, Blanca di Campobasso, e poi io vorrei sempre Leghissa e Gianangeli, e oggi
come ci hanno confermato in questo scontro, se ne stanno dando di santa ragione, sempre nello spirito del gioco. È una, per me, bellissimo vedere queste due giocatrici contro, e io le vorrei sempre. Ma questa, infatti, caro Kevin, non sembra la classica finalina, terzo e quarto posto. Qui la gran giocata di Gianangeli che sbaglia dopo il tiro sbagliato corto di Chiovato. Non sembra una finale terzo e quarto posto, sembra la finale primo e secondo posto. Preziosi qui impreziosisce, scusami il gioco di parole, la giornata con questo gran bel canestro. C'è il fallo, no, chiedo scusa, c'è rimessa in avanti in attacco per Battipaglia. Praiola voleva il fallo di Preziosi, Roma è avanti di uno adesso. Nardoni attacca Preziosi, lo scarico per la tripla di Chiovato, sbagliata, Preziosi la recupera, più uno Roma. E qui perde palla, anzi no, trazione, perché il primo tocco di piede di Praiola, per me giusta sul cambio di mano, questa infrazione di piede. Si è segnato tanto nel primo quarto, meno nel secondo. Attenzione, c'è un fischio arbitrale. Sì, diciamo che il parziale dice 7-2 Battipaglia. Non ho visto a chi è stato assegnato il fallo, vediamo dal tabellone. Ci sono due liberi per Aguilar. Credo la numero 15 Nardoni, fallo, però ci siamo persi, poteva darci una mano. Uno su due di Aguilar. Però la cosa strana, il fischio ci può stare, non ha fischiato l'arbitro sotto i tabelloni, ha fischiato l'arbitro lontano dai tabelloni. A quanto pare il contatto è stato dietro la giocatrice, l'arbitro che era sotto non si avvede di questa palla, gli arbitri non vedono cosa è successo, non vedono chi ha toccato, palla 2, palla Roma. Allora qui l'ha proprio detto, non l'abbiamo visto. Allora spieghiamo questa situazione di... Sì, c'è stato un passaggio dentro a Gianangeli, c'è stato un tocco che anch'io, devo dire la verità, non mi ho sono accorto di chi fosse. Anche gli arbitri, talmente veloce l'azione o comunque le mani delle due giocatrici, adesso rivediamo, forse la palla Roma, ma con il replay è più facile. Vabbè. Gli arbitri si sono guardati, hanno detto io non l'ho visto, io neanche, per non fare torto a nessuno, palla 2. Sappiamo, non c'è più la palla 2, ma c'è la freccia, quindi palla Roma. Attacca ancora Roma con più 2. Lami sbaglia, si lotta, Belluzzo leghissa con Gianangeli, palla 2. Palla Battipaglia adesso. Palla Battipaglia, a terra erano la numero 15 Nardoni e la numero 1 leghissa che hanno lottato. Ecco, Nardoni è un'altra di quelle giocatrici, anche data l'età, che non si risparmia mai e che atleticamente, fisicamente, secondo me è una spanna sopra molte di questo torneo, nonostante l'età. Ed ha ancora le finali Under 17, anzi parliamo del concentramento, perché Battipaglia Under 17 dovrà giocare il concentramento per le finali Under 17 in quel di Roseto, dove speriamo Battipaglia possa prenderne parte. Le ragazze di coach Ghilardi stanno facendo, il campionato ancora non è finito, stanno facendo percorso netto, passano le prime due e quindi Battipaglia è già qualificata al concentramento. Intanto brutto errore del Bastino Belluzzo. Penso gli sia scivolata la palla non tocca neanche il ferro, recupero Battipaglia,
si rimane sul 19-21, due minuti da giocare. Praiola aspetta l'uscita di Nardoni, ma il Mastino non le fa veder palla, in difficoltà Battipaglia, esce Gianangeli, ancora Praiola, attacca, ferma il palleggio, la palla fuori per Nardoni, due secondi, gran palla di Nardoni, merito, grande palla di Nardoni. E infatti Gianangeli e Lombardi si sono andate subito a complimentare. Nardoni, come detto prima, atleticamente ha qualcosa in più, nonostante Roma sia una di quelle squadre, guardate, che si accorge, si accorge che una compagna ha molto più vantaggio di lei, le passa la palla anche col cronometro in testa, perché mancava poco, ma non tanto poco da tirare, poteva permettersi il passaggio. 2 più 1 non viene realizzato, rimane la gran giocata di Nardoni. 10 di Gianangeli sui 21 di Battipaglia, 1:30 da giocare. Preziosi attacca Lombardi, la lascia sul posto Aguilar, Belluzzo, la tripla corta, non si muove Lombardi, la recupera, palla Roma. Sì, gran taglia fuori di Lombardi che aveva tirato fuori la sua, poi a far rimbalzare la palla, una volta che la palla rimbalza prova a prenderla, arrivano altre giocatrici di Roma, terza palla 2 nel giro di pochi minuti. Preziosi si libera subito di Lombardi, la palla ancora recuperata da Roma, stavolta con Leghissa, altra tripla di Aguilar, ne tiri una, la sbagli, ne tiri due, la sbagli, la terza entra, e se dai e dai e dai, prima o poi la palla entra. Battipaglia sta sbagliando i taglia fuori, Praiola sbaglia, si vuol mettere in gioco Praiola, ma non riesce a realizzare, ancora 0 punti, corre nuovamente Aguilar, la palla è per Preziosi. Gran giocata di Preziosi per Belluzzo, la palla fuori per Leghissa che aggiusta i piedi, tira, sbaglia, si lotta ancora Roma a recuperare il pallone, alla fine Gianangeli. Praiola aspetta di giocare l'ultimo istante, vediamo se Battipaglia tira con Praiola, tira, sbaglia, il rimbalzo è di Gianangeli, non riesce, alla fine Praiola la recupera, altro errore, altro rimbalzo di Gianangeli. Gianangeli è ovunque anche quest'oggi. Intanto finisce il primo tempo, 21-24 per Roma. Eccoti il parziale. Sì, parziale 9-6. Abbiamo detto oggi si segna di più. Il secondo quarto ci ha detto il contrario. C'è stato il minimo di queste finali nazionali, che è 6 punti da parte di Roma. Sono 6 quelle di Lombardi, in attesa delle statistiche che ci arriveranno fra poco. 5 Prete, 10 Agnese Gianangeli, che si fa sempre trovare pronta. Le altre di Battipaglia per il momento a 0, 4 Fantini, 3 Leghissa, 5 Preziosi, 4 Aguilar e 8 Manocchio, e da chi non t'aspetti, eccola qui Manocchio, la miglior realizzatrice di questo primo tempo. Allora, il record, cioè non è questo, sono 30 punti segnati nel primo tempo. Nel primo tempo, caro Kevin, il secondo, pochissimi punti. Ti lascio parlare dopo, linea alla regia.
E allora, prima che inizi il secondo tempo, manca 1.53, Kevin. Ci stanno arrivando le statistiche, non le vediamo ancora ufficialmente sul video. Vediamo intanto Irene Frosolini e... Eccoli qua, Kevin. Si tira poco i liberi, eh? Eh? Si tira poco i liberi. Pochissimi liberi, vediamo una grande differenza a rimbalzo per adesso, 17-27 per Basket Roma. Palle perse equivalgono, le palle recuperate quasi, falli personali molto pochi. L'unica differenza è a rimbalzo, 17 Battipaglia, 27 Roma. Ci sta spiando anche coach Bisogno. Giustamente, a fine primo tempo gli allenatori vengono a vedere allora, le statistiche per capire l'andamento della partita. Di nuovo Irene Frosolini ed Occhiuzzi, li spiamo. Stanno chiacchierando tra di loro, giustamente, e anche per fare un refresh mentale. Abbiamo tempo per ricordare velocemente anche le prossime finali, partendo dal 29 aprile al 5 maggio, caro Kevin. L'under 15-19 Eccellenza, poi l'under 15 femminile dal 13 al 19 maggio a San Vincenzo, l'under 17 femminile dal 27 maggio al 2 giugno a Roseto degli Abruzzi e l'under 15 maschile Eccellenza dal 3 al 9 giugno ad Anagni. Lo faccio apposta perché devo fartele imparare a memoria. Fai benissimo, fai benissimo. Prima della fine delle finali ti chiederò a memoria, a caso. Sì, all'improvviso, Kevin, finale. Quando è l'under 15 maschile? Non in ordine, è giusto così. Intanto vediamo la novità nel quintetto di coach Federica Di Pace, che al posto di Bastorsi mette subito in campo Nardoni. Invece il quintetto di Roma mi sembra lo stesso che ha iniziato la partita. Sì, sì. Il numero 1 Leghissa, il numero 10 Preziosi, il numero 7 Fantini, la numero 15 Manocchio e la numero 11 Capitano Aguilar. Più 3 Roma all'inizio del secondo tempo. 24-21 Nardoni, palla in mano attaccata da Aguilar. La palla nelle mani di Prete, ancora Nardoni che attacca Fantini senza paura, lo scarico per Occhiuzzi. Nardoni si dimentica che Occhiuzzi è l'arbitro. Grande assist, ma Occhiuzzi non ha capito. Penetrazione di Nardoni che era più una penetrazione per far chiudere la difesa per poi scaricare. Prete non ha seguito la compagna, anzi abbassarsi in angolo, è rimasta in guardia. C'è stato un misunderstanding. Palla persa. Fantini, palla schiacciata a terra per Super Leghissa. Mano morbida, 5 per Leghissa. Più 5 Roma. Praiola. Nardoni, Gianangeli. Chi c'è su di lei? Leghissa, però Gianangeli qui. Sì, infrazione di passi. L'arbitro sul fondo fischia infrazione di passi. Forse una finta di troppo. La palla è nelle mani di Manocchio. Fantini si abbassa Preziosi. Fantini attacca Lombardi. Lombardi gliela sporca, ma Fantini si alza e ne mette altre due. Nuovo massimo vantaggio. Anzi no, che Roma è arrivata anche a più 8. Più 7 in questo momento. Nardoni dal nulla spara la tripla. Battipaglia sta iniziando a far tutto per conto proprio. Ricordiamo che questo è uno sport di squadra e Roma lo sta dimostrando. Contropiede chiuso benissimo da Leghissa con un altro palleggio, non palleggio e tiro, ma altro arresto e tiro direttamente dalla ricezione. Prete qui si addormenta e perde palla. Aguilar. Fantini. Leghissa.
la tripla sbagliata, la palla finisce nelle mani di Prete, Pragliola subisce un colpo in faccia, involontario, Prete attacca, la tripla di Prete sbagliata, Aguilar la recupera, lancio lungo per Fantini contro Pragliola, nuovamente Manocchio, Aguilar spara, sbaglia, Gianangeli la recupera. Prete, anzi è Pragliola, Prete adesso, Lombardi, la tocca Aguilar, la tocca per ultima Prete. Escono Lombardi e proprio Prete, Mastursi e Cavallo in campo. Vediamo nuovamente il canestro di Fantini. Fantini attacca Mastursi, due volte si gira, sbaglia, qui è brava Mastursi, il fallo è di Leghissa su Gianangeli, primo fallo. Di Leghissa, più 9, Battipaglia è ancora a 0 punti nel quarto, ci pensa però Nardoni e sbaglia il sottomano. Leghissa, palla fuori per Manocchio, Preziosi, frazione di passi, gran chiamata qui di Frosolini. Aguilar e Pragliola è l'ultimo giorno, il primo e l'ultimo sono i peggiori. Assolutamente sì, il primo devi imparare i nomi, l'ultimo le hai pronunciati talmente tante volte e ti senti sicuro di pronunciare, ma mischi fai. Anche la stanchezza ormai che è arrivata. A casa ci capiscano molto bene. E meno male che, lo ripeto, la Omep se giochi a campo basso, se no la facevi tu domani la telecronaca, Kevin. Pragliola per Cavallo, attacca, arresto, tiro corto, la tocca Fantini. Tutto ben fatto da Cavallo, che poi sbaglia il tiro dal centro dell'area, la palla rimane a Battipaglia. Si apre Nardoni, riceve. Ancora Pragliola, attaccata da Manocchio, Pragliola la tripla, la segna, primi tre punti. Canestro da due. Da due. Primo canestro di Tonia Pragliola, meno 7, ma soprattutto chiuso il parziale di 6-0, qui una leggera spinta. Una leggera spinta di Leghissa permette a lei stessa di prendere il rimbalzo, subire il fallo di Gianangeli, da Gianangeli. Aguilar, ancora Leghissa, Preziosi, Aguilar, Fantini, Preziosi, sbaglia Gianangeli al rimbalzo, la tocca ma Manocchio la fa sua. Ancora Roma che sta prendendo un sacco di rimbalzi con le più piccole, perché fino a quando i rimbalzi li prendono Fantini e Leghissa ci sta, ma se le prendono a volte, una volta Manocchio, una volta Aguilar, una volta Preziosi, il tagliafuori vuol dire che non viene fatto proprio, no? Che sì, viene sì, fatto sì, male. Abbiamo visto all'intervallo la differenza dei rimbalzi del primo tempo. Questa altro è errore, altro, volta Manocchio per Fantini, Leghissa, ancora Fantini, palla ancora fuori per Leghissa, Aguilar, quarta volta che è Roma, quinta volta che è Manocchio,
recupera il rimbalzo, poi perde l'equilibrio, la palla recuperata da Battipaglia. Solo così Battipaglia può recuperare palla. Qui Pragliola sbaglia ed esce. E Roma ne recupera un'altra di palla. Sì. Preziosi trova Fantini, fallo di Cavallo. 2-2 per Fantini. Sbaglia Fantini. Su 2, stavolta la recupera Nardoni, che si mette praticamente davanti come si dovrebbe fare. Qui Mastursi tenta il passaggio su Gianangeli, arriva corto, poi Gianangeli ancora per Chiovato, 7 secondi, Cavallo attacca ma nessuno di Battipaglia tira Cavallo, subisce il fallo di Preziosi. 2 per Sara Cavallo. Sì, la retrazione di Sara Cavallo con la mano destra sembrava essere chiusa. Intanto rivediamo, come tutti gli allenatori dicono, hai tenuto, perché abbassare il braccio? Intanto aveva tenuto benissimo Kevin, Prezioso. Non ce ne siamo accorti, Gianangeli 3 falli. Sì, non ce ne eravamo accorti, ma Gianangeli 3 falli è giustamente, a mio avviso, in questo momento Coach Di Pace la tiene in campo per non lasciare scappare Roma. 0 su 2 di là, 0 su 2 di qua, il risultato non si sblocca, rimane sempre Roma avanti 30-23, 6-2 il parziale. C'è il fallo di Gianangeli ed è il quarto. È un peccato dover perdere Gianangeli in questa finale, anzi no, chiudo e chiedo scusa, il fallo, il terzo fallo è di Cavallo, è il secondo di Gianangeli, quindi Gianangeli ha due falli. Strano. Però da qui 34-33 siamo lontani dal tabellone, quella svista. E poi io già ci vedo quinto poco di giorno. Preziosi, Fantini ne recupera un'altra, dice è il quinto giorno anche per me, però io continuo a far canestro. E credo sia la prima giocatrice in doppia cifra della partita, o no? 8. Si porta quota 8. Chiovato attacca, Preziosi gli sporca il pallone. Battipaglia, che sta avendo proprio difficoltà ad attaccare qualsiasi giocatrice di Roma in questo momento. Nardoni attacca Preziosi, c'è il fallo. Sì, grande Eurostep di Nardoni, come dicevamo prima, a livello atletico è già a livello, o se non meglio, delle pari età. Infatti una delle poche che non ha grande difficoltà ad attaccare le giocatrici di Roma è proprio lei. Altro 0 su 2 da parte di Battipaglia. Negli ultimi 3, 2 di 4 di Battipaglia e 2 di Roma, 0 su 6 complessivo. 0-6 negli ultimi 3 viaggi in lunetta. Entrambe in bonus. Si cerca Manocchio che attacca Cavallo. Palla per Fantini. È semplicemente più alta di Mastursi, di Gianangeli, perché era Gianangeli che ha provato a stoppare, quindi più brava lei
più e prima 11. Giocatrice in doppia cifra. Seconda, Gianangeli, 10 punti tutti nel primo per Roma, tempo. Per Roma, ah, per Roma. Prima giocatrice in doppia cifra per Roma, seconda nella partita, come hai giustamente detto tu, Gianangeli. E intanto cambio nelle fila di Battipaglia, esce la numero 34 Sara Cavallo. Cavallo entra la numero 13 Prete. Una Gianangeli che dopo aver realizzato 14 punti ieri nel primo tempo non ha segnato, solo ha segnato solo nel finale. Nardoni qui viene stuppata da superleghissa Gianangeli, che in questo inizio di seconda, ormai manca poco, 2.50 alla fine del terzo, non ha visto più il canestro. Attenzione perché c'è il fallo di Belluzzo su, non vedo chi, forse Prete, anzi no, Chiovato, su Chiovato che andrà in lunetta, e Chiovato potrebbe realizzare i primi suoi punti delle finali nazionali, ma decide di sbagliare, cioè decide di sbagliare, per carità. Altro 0 su 2 e quindi sono 0 su 6 per Battipaglia, 0 su 2 per Roma, 0-8 di fila. E qui si inizia a farsi sentire un po' la tensione da parte delle giocatrici in campo, si arrabbiano dalla panchina di Battipaglia. Preziosi, Fantini, Belluzzo non tira, Preziosi aspetta Nardoni, aveva tanto spazio, Preziosi poteva tirare, la palla arriva sotto a Fantini. Gran canestro di mano sinistra di Fantini, e intanto vediamo Roma scappare più 13. Intanto c'è un altro fallo, vediamo chi ha commesso fallo per Roma. Time out in campo, chiamato probabilmente da coach Buongiorno, credo sia da coach Di Pace. Non aggiornano il tabellone dei falli. Kevin, non so se hai visto chi ha messo fallo di Roma. No, ha preso fallo tecnico coach Buongiorno. Ah, ok. Visto, si lamentava sulla posizione difensiva. Ho sentito dire guardiamo il cilindro, quindi presumo parlasse della difesa o della posizione difensiva di una giocatrice di Battipaglia. Come credo che fosse stato già ammonito Occhiuzzi, che si avvicina alla panchina per richiamare la squadra di Roma in campo. Ci sarà libero Prete per provare a sbloccare questo 0 su 6 dai liberi, Kevin. Eh sì, se ne avesse fatti 4-5 Battipaglia sarebbe a meno 8. Prete realizza, sblocca ai liberi Battipaglia, vediamo se ne approfitta Battipaglia con questo possesso per accorciare nuovamente le distanze. Attacca ancora la squadra di coach Di Pace, è ritornata in campo anche Gianangeli, la tripla di tabella di Mastursi e il rimbalzo di Nardoni, la palla a Chiovato, ancora Prete, attacca, alza la parabola, sbaglia Gianangeli, lotta, Preziosi la recupera. 1.57 da giocare in questo terzo quarto. Belluzzo, Kevin, Roma la sta vincendo ai rimbalzi. Belluzzo la sbaglia, la tripla.
non sappiamo quanti offensivi e quanti difensivi. No, ma se era più 10 a fine primo tempo, credo che adesso sia aumentata la differenza dei rimbalzi catturati dalle due squadre. Attacca Nardoni, Mastorse, Chiovato, Gianangeli, grande giocata di Gianangeli contro Leghissa. La giocatrice in prestito da Umbertide. Gran giocata in post basso, come primo tempo, uso legale delle braccia per costruirsi un vantaggio, poi va a finire di mano sinistra. Potrebbe giocare benissimo in una squadra di A1, logicamente non titolare. Potrebbe essere, secondo me, nei roster. Esattamente, nei roster di qualche squadra di A1, perché lotta sempre. Abbiamo visto adesso come ha lottato contro Fantini, non le ha permesso di ricevere palla in post basso. Intanto Nardoni batte Fantini, scarica per Prete che prova la tripla, era da provare. Rimbalzo in attacco, uno dei pochi rimbalzi in attacco di Battipaglia. Con una giocatrice diversa da Gianangeli, che è Benedetta Chiovato. Prete viene fermata, non c'è fallo per gli arbitri, perché Fantini prende il pallone, 28 secondi e 7 da giocare, 2 secondi per Battipaglia per chiudere questa azione. Eh sì, e intanto vediamo arrivare le squadre che più tardi si giocheranno la finale scudetto, che più tardi ci regaleranno uno spettacolo. Sarà sicuramente gran tiro di Prete. Tiro di Prete dall'angolo da tre punti. Ignorate, ma mancava un secondo alla fine dell'azione. La palla tocca la tabella ed entra dall'angolo. Infatti Prete si scusa immediatamente. Ma a poco importante da scusarsi, vale tutto. Per Battipaglia rimanere sotto la doppia cifra. La palla schiacciata a terra, non la controlla bene Benedetta Chiovato. 28 Battipaglia, 36 Roma, ma il parziale dice 12 a 7 per le capitoline, Kevin. Sì, gran finale di quarto di Battipaglia, che stava vedendo scappare via la partita, invece con una mini reazione, un parziale di 5 a 0. Dopo quel tecnico si è un po' svegliata, forse Battipaglia si è un po' lasciato andare, diciamo, l'aggressività Roma. Ne ha approfittato Battipaglia, ma comunque sono 8 punti. Vediamo se sarà capace Battipaglia di svegliarsi in questo quarto quarto, perché 28 punti sono un po' pochi in tre quarti. Anche perché così si rischia di essere bassa anche al di sotto dei 41 punti di Jess. Kevin, ultimo minuto e 10, lo ricordiamo ancora. Le prossime finali nazionali, ti ho detto che te le devo far imparare a memoria. L'Under 19 Eccellenza, dal 29 aprile al 5 maggio a Chiusi di Chiangiano. L'Under 15 Femminile, dal 13 al 19 maggio a San Vincenzo. L'Under 17 Femminile, dal 27 maggio al 2 giugno a Roseto. Ti ricordi l'ultima? L'Under 15 Maschile, dal 3 al 9 giugno a Danagli. Bravissimo Kevin! Ammetto di aver sbirciato un pochino sulle date. Anagni me lo ricordavo benissimo. Ultimi 10 minuti e si assegnerà il terzo posto a queste finali nazionali Under 19, che comunque non è mai da buttare. Assolutamente no, assolutamente no. Ultimo quarto di questa finalina, chiamiamola finalina, per il terzo e quarto posto. Vediamo chi ne avrà di più in questo quarto, se Battipaglia per rimontare o Roma per chiuderla definitivamente. E Battipaglia intanto si mette 2-3,
con Chiovato in punta, Nardoni, Masturzi, Gianangeli nel pitturato e Prete, la palla verso Fantini, Gianangeli si trova davanti, la tocca, Roma in campo con Capitana Aguilar, Cenci, Fantini, Leghissa che prende adesso la palla, trova davanti a sé il muro di Gianangeli, anche stavolta Roma non tira, perché Gianangeli per due volte trova davanti a sé il muro di Gianangeli, soprannominata la fortezza. Sì, direi di sì, sta facendo un'altra partita di enorme solidità Gianangeli. Tanto per riaprirla Prete, che con quella bomba a fine terzo quarto si scalda, ne mette un'altra, -5 battipaglia, parziale aperto che continua. La apre Prete, Nardoni, la palla per Manocchio, fuori per Aguilar, Leghissa fuori ancora, extra pass per Cenci, stop. Credo che questo sia forse purtroppo un errore, ma non abbiamo il replay. Non abbiamo il replay perché si è spento proprio il... Io avevo davanti a me... Eccola qua! Non abbiamo visto il replay, visto perché il replay, ma... all'improvviso si è ancora oscurato. Stiamo avendo un po' di problemi. Esatto. Il tiro sbagliato da Cenci, forse sembrava primo, stoppata pulita, primo vero errore degli arbitri, ma ci sta, ci sta. Sbagliamo tutti, sbaglio io qui seduto a pronunciare i cognomi o dire delle cose, può sbagliare chiunque, ci mancherebbe altro. Dispiace non essere errare riuscito. Humanum est. Abbiamo recuperato il video, ma non riusciamo a vedere, purtroppo l'abbiamo perso, succede anche questo, e il bello della diretta, Gianangeli attacca il tiro allo scadere, c'è palla persa da Battipaglia, eccolo qua Kevin, eccolo qua, secondo me è palla piena, il vedo, è facile vederlo con il replay, primo vero errore, ma ci sta, non chiamiamolo errore, ci sta. Aguilar, la palla arriva a Fantini che aggiusta i piedi, sbaglia, Nardoni la cattura, è Prete che la cattura, prova a spingere il contropiede, raddoppio, intanto vediamo Masturzi che penetra, scarica, attenzione, grande palla per Gianangeli da parte di Chiovato che subisce fallo, comunque anche senza palla Gianangeli si muove veramente bene, si fa trovare sempre al posto giusto, al momento giusto. Intanto time out, scusami, vuole parlarci su perché ha visto un inizio di quarto un po' troppo soft da parte della sua ragazza. Sì, ma ripeto, io quando vedo le mie partite vedo mille errori fatti da me, può succedere, ripeto, sbaglia chiunque, sbagliano gli allenatori, sbagliano gli arbitri, sbagliano i giocatori, ma è così. Esatto, e poi io lo dico sempre, per me il basket è un gioco di errori, vince chi fa meno errori. A
Assolutamente no, il metro è stato sempre lo stesso, hanno sempre concesso tanti contatti, ma per tutte le squadre, quindi non mi sento di criticare nessuna partita arbitrata quest'anno. Esattamente. Palla nelle mani di Roma con Leghissa, si alza il grido, il fallo è di Gianangeli, vediamo, lo confermiamo, Kevin, è confermato il fallo di Gianangeli, è il terzo, battipaglia sotto di 5. Sì, terzo fallo di Gianangeli, terzo fallo di Gianangeli che chiede la panchina, ma è il terzo o il quarto? È il terzo. Vediamo costruire un tiro dall'angolo da parte di Leghista che non prende neanche il ferro. Adesso è un po' in bambola Roma. La cattura Mastursi che serve Prete che penetra, perde palla. Brutta, brutta palla persa di Fabiana Prete. Manocchio attacca lo scarico, extra pass per Fantini. Che grande giocata di Fantini. Applaude Kevin. Grandissima giocata, col cronometro in testa attacca, un palleggio, finta, passo e tiro. Bravissima la numero 7, che è la più alta in campo. 14 per Fantini, la tripla sbagliata di Prete, la cattura Aguilar che fa andare in contropiede Fantini, e più lesta Cenci a recuperare che poi sbaglia. Mastursi la recupera, prima Prete, riceve ancora da Nardoni. La numero 13 attacca Manocchio Nardoni, c'è il fallo della numero 15 di Roma sulla numero 15 di Battipaglia, due liberi per Justin Nardoni, esce una buona Chiara Mastursi oggi. Sì, ottimo approccio a livello di intensità e difensivo. Intanto prima Nardoni evita il canestro facile di Fantini che sbaglia e poi dall'altro lato si conquista due tiri liberi. A segno col primo Nardoni. Meno 6 Battipaglia. Con i primi due punti di Justin Nardoni, Aguilar porta avanti Roma, la palla arriva a Manocchio, il blocco di Preziosi, riceve adesso, esce Nardoni per contrastarla, Aguilar con la finta, la palla per finta, passo e tiro di Manocchio. Questo canestro per Battipaglia non ci voleva. Intanto Nardoni, penetrazione, per me poteva tirare, preferisce lo scarico, palla in mano a Preziosi che finisce in contropiede e segna il più 9 e scappa nuovamente Roma. È un continuo inseguirsi. Roma va, Battipaglia accorcia, Roma va, Battipaglia accorcia. Sarà così fino alla fine, Kevin? Sì, credo sarà così fino alla fine. Vediamo, intanto time out Battipaglia per parlarci su e rivediamo il canestro allo scadere. Grandissimo canestro, finta, passo e tiro, poi il contropiede proprio prima del time out che porta di nuovo Roma sul più 9. Dicevamo, Roma allunga, Battipaglia prova a tornare sotto, sarà così fino alla fine, vediamo se troverà il pareggio Battipaglia per giocarsi il tutto per tutto nel finale o se Roma allungherà definitivamente.
ritorna immediatamente in campo Battipaglia dopo il time out, è già pronta. Quintetto non piccolo ma di più per coach Di Pace, adesso la vuol mettere A sulla velocità, B sui probabili tiri da tre, Kevin. Credo che il riposo di Gianangeli sia molto corto, vediamo se mi sbaglio, forse per darle un minuto adesso oltre il time out per poi giocare gli ultimi 5 minuti di fila, con la speranza che in questo minuto non succeda un cataclisma difensivo da parte del suo. Terzo fallo di Aguilar, terzo fallo di squadra per Roma. Chiovato scarica per Prete che indugia, poi decide di attaccare, gran palla per Chiovato che non tira, tira adesso sbagliando, la palla recuperata da Roma, c'è il fallo di Nardoni, anzi no, di Mastursi su Benedetta Aguilar, e il primo fallo di Chiara Mastursi che si va subito a scusare con il capitano di Roma. 5:22 da giocare, Roma vede il traguardo. Ancora Preziosi. Ed ecco qui che intanto vediamo finire questa azione di Roma. Aguilar dentro per Fantini che senza Gianangeli ha vita facile, ma come avevo predetto Gianangeli è già sul cubo dei cambi. Era proprio un minuto di riposo che però Battipaglia paga caro. Nardoni, 10 secondi, la palla nelle mani di Prete. Attacca Aguilar, torna indietro, la fa Mattire, ma Preziosi ci mette le mani, gli scippa il pallone. Battipaglia sta alzando pian piano bandiera bianca, c'è il fallo di Nardoni, è in bonus adesso Battipaglia, per Nardoni è il secondo fallo, ricordiamo il parziale. Prete, chiedo scusa, il secondo fallo, ricordiamo il parziale, 4-5 Roma, 3-4 Battipaglia. Sì, più 11 io, Roma. Kevin, ti chiedo scusa, vedo delle brutte facce di chi entra in questo momento in campo per Battipaglia e non va bene, nuovamente zona per Di Pace. Preziosi, vediamo. Attacca Lombardi, lo scarico per Cenci che alza la parabola, che gran canestro di Cenci, nuovamente allo scadere, e quando subisci per tre volte allo scadere il canestro non c'è nulla da fare, caro Kevin. Sono, anche Gianangeli si mette in proprio a adesso. A volte sono anche segnali, intanto Gianangeli non ci sta, ne segna altri due, si porta a quota 15. E sta lottando con Fantini, grande anticipo Gianangeli, di Gianangeli, anticipa posta alto, poi nulla di fatto in contropiede. Ora pick and roll tra Lombardi e Gianangeli, vediamo che deciderà di fare la playmaker di Battipaglia. Praiola, la passa Praiola fuori che... per Mastursi, 5 secondi, la tripla di Lombardi che sbaglia, sono 16 per Fantini che attacca cost to cost, 15 per Gianangeli. Preziosi ci pensa un attimo, poi la dà su Fantini, altro scarico per la tripla di Preziosi sbagliata, a Gianangeli la cattura di Gianangeli. Ultimi 3 minuti di gioco, più 9 Roma, più 11 Roma, chiedo scusa. Gianangeli attacca, lo scarico per Mastursi che realizza, adesso il meno 9, canestro di capitale importanza per provare a dare un senso a questi 2 minuti e 30. Ora Battipaglia deve difendere con le unghie e con i denti. Cercata Fantini che sbaglia, la recupera Lombardi, attenzione perché Fantini
rimane a terra, rallentato per un attimo, c'è il fallo su Fantini. Lombardi per un attimo ha rallentato per vedere quello che era successo su Fantini, però Battipaglia ha bisogno di correre. Sì, Battipaglia ha bisogno di canestri rapidi. Vediamo come rimette questa palla in campo Battipaglia, che ha bisogno di canestri veloci. Se è da tre ancora meglio, c'è il fallo di Aguilar, anzi no, blocco irregolare di Gianangeli, è il quarto fallo per Gianangeli. Quarto fallo di Gianangeli. Battipaglia spreca la possibilità di riavvicinarsi. Leghissa per Preziosi, ancora Aguilar, lo scarico per la tripla di Cenci, corta, Prete la recupera, si chiude però bene Roma, quasi palla persa di Prete, che ha rischiato qui di commettere infrazione di passi. La tripla, questo è un gran canestro per provare a riaprire e riaprire la partita. Ora questo possesso in attacco è fondamentale, se Roma segna probabilmente è finita. Qua viene fischiato un fallo alla numero 13 Prete, due liberi per Fantini. Terzo di Prete. Sbaglia Fantini. Sbaglia Fantini. La recupera Gianangeli, attacco importantissimo per Battipaglia. Gianangeli cade a terra, Masturzi che mette in difficoltà Gianangeli. Prete, altra tripla di Prete, che con 6 punti di fila ci regala un ultimo minuto di fuoco. C'è altro fallo chiamato stavolta a Masturzi. Altri due liberi per Fantini, 54 secondi e 3 decimi. Fantini può portare Roma a 2 possessi di vantaggio, che in questo momento sarebbero importantissimi. Stavolta non sbaglia, il ferro l'aiuta, più 4 Roma. Più 5 Roma. Prete allunga la difesa. Buongiorno, Prete ha difficoltà a superare la metà campo. La recupera Fantini e Preziosi. Poteva dire, mettere la parola fino all'incontro, però l'attacco è ancora di Roma. Dopo il recupero dal rimbalzo gliela scippa Prete. Può servire Gianangeli, qui c'è il fallo su Gianangeli. Le ragazze di Battipaglia stanno dimostrando quanto ci tengono a questo terzo posto, a questa finale. Dopo una palla persa a metà campo recuperano per evitare un canestro facile, ancora Nardoni, un recupero con tentativo di stoppata, poi palla strappata dalle mani di Prete a un'avversaria che in contropiede
serve Gianangeli, che sbaglia il primo tiro libero. Uno su due, giustamente pressione a tutto campo, ritorna Manocchio, fuori Cenci, 28 secondi e 5 decimi, meno 4 Battipaglia, che se dovesse perdere la partita, diamo la colpa, tra virgolette, ai tanti rimbalzi offensivi fatti prendere a Roma, e ai tanti tiri liberi sbagliati. La recupera Masturzi, serve Nardoni, la palla è per Lombardi che spara corta la tripla. ...14 secondi da giocare, time out. Buongiorno, dove fai la rimessa, Kevin? Assolutamente in posizione di attacco. 14 secondi, rimetto in attacco. Battipaglia aveva fatto una gran cosa, aveva costretto Capitano Aguilarre sulla parte laterale subito dopo aver superato la metà campo con un difficile passaggio anticipato, poi contropiede, giusta la tripla di Lombardi per provare a riaprire del tutto e portare a meno uno le proprie compagne, e il capitano ha sentito la responsabilità, se l'è presa, purtroppo ha sbagliato. Adesso vediamo, palla Roma. Purtroppo ovviamente per Battipaglia, per fortuna di Roma, palla Roma, il coach Buongiorno mi ascolta e rimette in posizione di attacco. Vediamo se Battipaglia decide di commettere fallo, ma Masturzi non commette fallo e quindi permette a Roma di arrivare fino alla fine, quasi. Fallo commesso quando mancano 8 secondi e un decimo e il quarto di Fabiana Prete. Se fossi tu Buongiorno, cosa faresti qua? 2 su 2 o 1 su 2? O 0 su 2? 0 su... In qualsiasi sia il risultato, intanto segna il primo, più 5. Lasciare assolutamente, non fermare il cronometro, questa è la regola numero uno. Quindi faresti, fossi Infantini anch'io sbaglierei il secondo, per non far chiamare time out più che altro, e invece, invece no, segna il secondo, porta due possessi pieni di vantaggio. Ti dico, ci sono varie correnti di pensiero, sicuramente più 5, più 6 cambia, ma non cambia, sempre due possessi sono, meglio avere più 6. Per Fantini, che porta Roma ad un passo dal podio, dal terzo posto. Sì, gran partita di Fantini. Quindi sarà lei, solida, nel caso in cui Roma dovesse vincere, l'intervistata con coach Buongiorno. Roma scende dal primo ad un probabile terzo posto, Battipaglia si confermerebbe quarta classificata, che in due anni consecutivi, caro Kevin, non è comunque un peccato.
No, assolutamente no, essere la quarta squadra in Italia, che adesso a memoria non lo so, ma credo che le squadre ai nastri di partenza siano tantissime inizio anno che vogliono arrivare qui a queste finali, essere una delle otto squadre è già un gran vanto, essere una delle prime quattro per due anni di fila è veramente tanta roba. Rimessa giustamente in attacco per Battipaglia, che dovrebbe adesso sparare subito una tripla e poi commettere fallo, facendo scorrere poco il cronometro. Vediamo chi esce, dovrebbe uscire Fabiana Prete, riceve la 13, non tira subito, tira adesso in condizioni difficilissime di corpo, finisce qui, Roma è terza, Battipaglia è quarta. Complimenti alla Basket Roma di coach Luciano Bongiorno. E ripeto, caro Kevin, complimenti a Battipaglia perché... E complimenti alla Omep Silo Trailers Battipaglia. Perde la finale, ma perde di 6 questa finale. Ripeto, prima di questo torneo penso che se chiedevamo un pronostico a qualsiasi... Io ti ripeto, di questi editori, come dagli addetti ai lavori, Battipaglia non era tra le prime quattro, c'è ritornata dopo lo scorso anno, quindi complimenti a Battipaglia, complimenti a coach Di Pace, ma complimenti anche al Basket Roma. Assolutamente sì, complimenti a tutte e due le squadre. Basket Roma porta a casa una medaglia, intanto vediamo un bellissimo gesto, Basket Roma che aspetta la ragazza sulla sedia a rotelle per fare l'urlo, questo è il simbolo, lo spirito dello sport è questo, inclusione. Io aspettiamo le statistiche che ci arriveranno tra poco e poi lasceremo il microfono a... Le statistiche, Kevin. Ecco qui le statistiche. Vediamo a rimbalzo più 11 Roma. Solo 7 tiri liberi segnati su 16 totali di partita. Adesso ecco che tornano le statistiche. Diciamo tiri da 2, 10 su 31 Battipaglia, 15 su 39. Tiri da 3, Battipaglia, 6 su 19, una percentuale migliore, però vediamo che i rimbalzi e i 9 tiri liberi sbagliati da Battipaglia la dicono lunga sulla partita persa di 6 punti. Lascio a te la parola. Allora, è pronta non la MVP dell'incontro, ma il capitano Benedetta Aguilarre insieme a coach Luciano Bongiorno. Attendiamo il lascia passare per dare il microfono e la parola a Giancarlo Migliola. Aspettiamo l'ok. Eccoci dunque, primo verdetto emesso dalle finali nazionali Under 19. Il terzo posto è di Basket Roma. Siamo qui con coach Bongiorno e con il capitano Elisa Aguilar, Benedetta Aguilar, scusami. Coach, poi parliamo un attimo di questa settimana, di quello che è successo anche oggi, però io credo che torniate a casa questa volta non con una vittoria, ma a fronte di tutto quello che vi è successo in questi giorni, credo che torniate addirittura più forti. Noi continuiamo ad avere la consapevolezza che quello che facciamo quotidianamente sui nostri campi e nella nostra società ha un valore enorme, per quello che è il rapporto che costruiamo giorno dopo giorno con le ragazze. Oggi io mi trovo a fare l'ultima intervista di livello giovanile con Benedetta, che è una bambina che è entrata in palestra quando aveva 5 anni e che ho avuto il piacere di allenare fino ad oggi. Spero di continuare ad allenarla tanto fino alla fine dell'anno, sicuramente, perché abbiamo un altro appuntamento importante, è quello della salvezza in Serie A2. Però penso che sia una parte di un ciclo aperto penso 5-6 anni fa, 7 anni fa, che sta andando avanti in un certo modo, e quindi quello che è successo in questa settimana conta relativamente, perché
noi siamo una squadra e le ragazze che sono state chiamate a dare quel qualcosa in più in un momento di difficoltà, perché magari ecco, tre del quintetto non potevano stare in campo, hanno dimostrato di fare quello che serviva, e quindi il terzo posto non è casuale, è frutto del coraggio di queste ragazze, dell'abnegazione che ci mettono quotidianamente e dei sacrifici che fanno loro, i loro genitori e le loro famiglie chiaramente, e noi come società, mettendo a disposizione loro, penso, uno staff tecnico di altissimo livello, uno staff atletico, cioè noi abbiamo Federica Donni, che penso sia una delle migliori preparatrici che ci siano in circolazione, Daniele Razzino sta su altissimi livelli, e poi siamo contenti di quello che stiamo facendo fondamentalmente. Grazie coach e complimenti ancora. Benedetta, sbagliando, immaginavo che a fronte appunto degli infortuni, delle difficoltà e soprattutto delle 5 partite giocate in 5 giorni, oggi poteste essere veramente stanche. Pronti via, vi siete ritrovate sotto 5-0. Ma questa squadra, tu ne sei il capitano, quindi raccontaci qual è la sua forza. Allora, sicuramente non è stato semplice mantenere l'umore alto, sia per via degli infortuni, perché comunque è l'ultima finale nazionale mia e di molte altre della squadra, quindi eravamo un pochino giù di corda, però nel senso, la cosa è una, o giochi di squadra oppure non giochi, è inutile, semplicemente non lo so, stando insieme, passandoci la palla, soprattutto giocando insieme, siamo riuscite sempre a tenere l'umore abbastanza alto. Siamo andate sotto, ma poi siamo andate sopra e a noi bastava semplicemente vincere. Non ci importava altro. Grazie. Io credo che queste parole siano la testimonianza più bella, la conferma più bella di quello che tu mi hai appena detto, no? Il capitano che dice non conta chi non c'era, conta chi c'era, ci siamo passate la palla e l'abbiamo vinta. Questo l'abbiamo dimostrato in campo, abbiamo avuto momenti di difficoltà e abbiamo reagito in squadra e quindi siamo stracontenti per questo. Grazie, grazie mille ancora e complimenti, davvero. Credo che ci sia, esatto, ci sarà la possibilità di vedere gli highlights della finale terzo e quarto posto, complimenti ovviamente al Basket Roma, complimenti anche alla Polisportiva Battipagliese che si è battuta fino alla fine e che poi chiuderà al quarto posto. Ora gli highlights e poi tutti pronti alle ore 18 per la finale che assegna lo scudetto Under 19 femminile tra Costa Masnaga e Bagnole Campobasso. Ora gli highlights.